3 ore. Come è volato il tempo. Quando torni? Dipende dall'assenza di tuo marito. Non ritornerà a Parigi prima di una settimana. Affari? Politica. Sporca politica. Ti manderò Giselle per dirti quando potrai tornare. Vieni a baciarmi. Non vorrei che l'alba mi trovasse ancora con te. Ho preparato qualche Luigi d'oro per i tuoi poveri. Sì, l'avevo immaginato e li ho presi. Tutti? Tutti, amore. I miei poveri sono tanti. Oh, Scaramouche. Scaramouche, che terribile attesa. Credevo che la vecchia non ti volesse più lasciare. Tu l'ami? Oh, si può amare una pallida stella quando si è conosciuto il sole. Ma allora perché tanto tempo con lei e così poco con me? Perché tua suocera è generosa con i miei poveri. E io sono la più povera di tutti. Di denaro. E d'amore. Aprite! Aprite! Aprite, che diavolo! Ma che succede? Chi sei? Chi sei? Ha trovato qualcosa di molto prezioso, signor Marchese. Non so ancora. Devo domandarlo alla signora Marchese. E io a mia moglie. Thank you.
Grazie della corsa, amici. Presto! Cos'è successo? Ma chi è? Non lo so. Non l'avrai raccattato per la strada? E invece sì. Si creda o no, qualcuno voleva rapirla. Allora io... Ti sei intromesso. Hai voluto per te tutta la scena da quel guitto che sei. Tu salvi gli sconosciuti e fai morire me di paura. Ma dove sei stato tutta la notte? E con chi? Ero a casa di Molière. Deve darmi una commedia. Come si intitola? L'uomo mascherato. La gente non deve prendere troppa confidenza col vero volto di un attore. Tu pensi a litigare e questo poveretto ci muore in mano. Fatti dare da Perjean quel suo unguento per le ferite, perché deve essere ferito da qualche parte. Su, vai, ora lo spoglio. Accidenti, una donna. Sorpresa? Non quanto me, che rinvengo tra le braccia di un uomo mascherato. Ho avuto paura. Potevate essere il boia. Scaramouche, avete improvvisato uno spettacolo in piazza. Con voi come prima attrice non è stato difficile. Ma ai vostri occhi ero un uomo. Ma non al mio cuore. Che vi posso assicurare non si è mai sbagliato. È una battuta di Cassandro della Nuit. Lui recita soltanto le belle frasi d'amore scritte da altri. È incapace di inventarne da sé. Le ripete sempre a tutte come un pappagallo. Beh, dove siete ferite? Ecco, Marietta, la signora è intatta. E io sono d'oro massiccio a 18 carati. Non vi sembra, illibatissima signora, che questa camera sia un po' stretta per tutte e due? Marietta, la signora è nostra ospite. Sì, ma il letto è il mio. Non fatevi crucio, Marietta, vado via io. Vi accompagno, potrebbe essere pericoloso. Potrebbero ferirla un'altra volta, magari al cuore. Sembra che non ci sia nessuno. Buona lì, fatemi dare un'occhiata in giro. Bene, via libera. Dobbiamo lasciarci qui. Promettetemi di non seguirmi, di non vedere la casa in cui entrerò. Avete la mia parola.
Come vorrei essere l'uomo che è andata a trovare? Rimarreste deluso, Scaramouche. Mi aspetta un uomo, sì. Ma non è un convegno d'amore. Che altro, allora? Vi ringrazio, amico mio. Ma il vostro nome? Roseanne. Roseanne e basta. Mi spiace, non posso spiegarvi di più, perché il segreto che porto non è il mio. Per questo hanno tentato di rapirvi? Sì. Ma senza il vostro aiuto mi avrebbero torturata per costringermi a parlare, sapere, e dopo uccisa. Vi devo la vita. Addio. Non vi aspettavo più, contessa. Pensate che vi abbiano scoperta? Temo di sì. Hanno cercato di rapirmi mentre uscivo per venire qua da voi. Mi ha salvato un uomo coraggioso. Chi è? Ne avrete sentito parlare, Eminenza. Scaramouche. Scaramouche? Volete dire quel commediante italiano fanfarone, spaccamontagni e Don Giovanni? Lui, Eminenza. Cosa sa di voi? Niente. Solo che mi chiamo Roseanne. È già molto per un uomo scaltro come lui. Non vi ha seguita? No. Ne siete certa? Come fate a dirlo? Me ne ha dato la sua parola. E voi vi fidate di quell'istrione italiano? Sì, Eminenza. L'ho trovato leale e sincero. Leale e sincero. Forse potremo servirci di lui. Un attore in soccorso della monarchia. Ma a questo punto non credo si possa fare altro. E va bene. Tentiamo con il vostro Scaramouche. Oh, stella luminosa, di fronte a te la luna e il sole diventano povere cose. Candele da 4 centesimi. Come risplende la tua bellezza! Io, Scaramouche, depongo la mia vita ai tuoi piedini! Oh, cielo! Una guardia! Salvati, Scaramouche! Largo la giustizia del re! Non aver paura, Colombina! In Francia non c'è più re né giustizia, ma è piena di smargiassi leccapiedi. Attento, Scaramouche! Se mi scateno... Va, fuggi, mio suonator corsese, ma non ti scordar di me! Fermati, gaglioffo! La spada della giustizia è sopra la tua testa! Ah, pietà, signora guardia! Sono un bravo giovane! Pietà! Ehi, Scaramouche! Buffone! Non lo vedi, è soltanto una spada di legno. Buona per un re di paglia. Giusta, giusta per farci giocare il piccolo Luigi. Sono sicuro che anche una spada di legno è troppo pesante per voi, madamigella. Maleducato! Fericino di punta, il corbù. Dopo il suono della mia chitarra, c'è qualcuno che voglia farsi suonare in altra maniera? Ah! Troppa foga, signori. Mi dispiacerebbe se vi infilaste da soli. Splendido pubblico! Ora vi mostrerò gli inconsueti usi di questa pregevole lama. Se c'è qualche signora troppo impressionabile, abbia la compiacenza di uscire dalla sala. È uno schermitore formidabile. È di scuola napoletana. Formidabile. Avanti un altro! Ah, troppo attillata la giacca, messere! Oh.
queste piume? Siete forse un pavone? Messere, quelle braghe hanno proprio bisogno di un tocco di ferro. Fateli smettere, contessa. Ve ne prego. Sono dei buoni servitori e non vorrei che quel diavolo me li infilasse. Accidenti a lui. Era lui in casa nostra. La stessa mossa segreta. Si è tradito quel buffone. Fine della lezione. Vogliamo divertirci un po', signori? Soltanto un pizzico di dramma nella farsa di Scaramouche. Signori, vi prego, lo spettacolo non è ancora finito. Un solo momento ancora. Entrano in scena le comparse. Questa non è una scena adatta per un duello. Ci vuole un bosco, Trivellino. La mia spada! Addio, Marchese! Icaro parte verso il sole! Sono arrivato nell'Olimpo e voi siete Venere. Toh, c'è anche Marte o Vulcano. Siete in arresto, Scaramouche. Eminenza. La vostra spada. Scaramouche. Sta tranquilla, Marietta. Trivellino, dia al marchese di scusarmi con sua moglie, ma stasera non posso. Ho già un impegno con il capitano. Vogliamo andare? Il marchese Darcy è un uomo potente e pericoloso. Ve la farà pagare. Gli rilascerò una cambiale a tempo indeterminato. Dove mi portate, capitano? Davvero alla Bastiglia? Non posso dirvelo. Anzi, è ora che vi vendi. Addirittura, più complicato di un dramma di Shakespeare. Se volete avere la grazia. Sono io. Maestà. Sono passati ormai 4 anni dal tempo in cui il re era molto malato. Non rideva più. Moriva un poco ogni giorno. Ricordate? Sì, maestà. Nessuno riusciva a rianimarlo finché non arrivaste voi. E il re tornò a sorridere. Fu come un miracolo. No, maestà. Solo la fortuna d'aver trovato la maniera di distrarlo, divertirlo, di fargli dimenticare di avere paura. Paura, sì. Ma vi siete mai chiesto perché un bambino di 6 anni possa avere paura? Perché inconsciamente si sente in pericolo, minacciato. E ora,
è ricaduto nel male. Ma ha 10 anni e non ha più bisogno dei vostri scherzi, delle vostre pantomime e maschere per poter ritrovare il sorriso e guarire. Scaramouche, mio figlio, il futuro re di Francia, ha di nuovo paura e io con lui. Abbiamo ancora bisogno di voi. Agli ordini, maestà. Questa volta non si tratta di divertire un bambino, ma di salvare colui che regnerà sulla Francia dalle congiure di pericolosi e potenti rivoluzionari che sfuggono ad ogni comune indagine. C'è bisogno di un uomo straordinario, interamente votato alla corona, insospettabile ai nemici per trovarli, smascherarli. Voi, Scaramouche. Maestà, ogni mia fortuna mi è venuta dalla vostra benevolenza e da un sorriso del re. Ve ne ringrazio. E vi sono grato di offrirmi come pagare il mio debito, mettendomi al servizio delle vostre maestà. Per quelli di voi che non avessero capito, il vostro compianto capocomico, Tiberio Fiorilli, detto Scaramouche, ha lasciato erede tutta la compagnia d'ogni attrezzo, marchingegno, scene e costumi occorrenti per continuare a dare spettacoli. Alla cara Marietta, se il lascito di una casa sul colle di Firenze vi dà tanta pena, regalatela a me. Con podere. Non lo dice, ma presumo di sì se aveva l'intenzione di andare a finirla alla sua vecchiaia. Ah, una casa con podere. C'è un codicillo. Ah. Me lo immaginavo che non ci avrebbe lasciati tranquilli nemmeno dopo morto. Insomma, lo volete sentire sì o no, questo codicillo? Il testamento diverrà esecutivo quando avrete accolto fra voi un parente dello scomparso. Gennaro Fiorilli. Gennaro Fiorilli. E chi è questo Gennaro? Non sarà mica suo figlio? Perché se così fosse io... Calma, calma. Gennaro è un fratello minore dello scomparso, amante del teatro, e che perciò viene affidato a voi perché ne facciate un attore. Beh, pensateci su. E da dove dovrebbe arrivare questo fratello? Da Napoli. Ah, vomitato dal Vesuvio. Scommetto che puzza di zolfo e di miseria. Non ci mancava che lui adesso. C'è qualcosa che non ho voluto leggere a tutti. La buon'anima si scusa con voi perché anche questa volta non ha mantenuto la promessa di sposarvi. Dice che vi congiungerete nel mondo di là. Sai che soddisfazione. E non dice dove andremo in viaggio di nozze? Oh, lo dice, Marietta, lo dice. Dove le nuvole sono più bianche e tengono avvolte le stelle, perché la notte brillino di più.
cicatrice della ferita che si fece dando una pedata a un cavolo che era invece una palla di cannone. Era sempre così sbadato. Lo voglio vedere un'ultima volta. No, figliola. È bene che tu lo ricordi come lo hai visto l'ultima volta. Ma è peccato, padre. Era nudo. Addio, Scaramouche. Amore mio. Coraggio, figlia. Grazie, Eminenza. Ne ho proprio bisogno. Bene, ottima messa in scena. È un canovaccio degno del grande Molière. Già, se Marietta insisteva ad accarezzarmi i piedi, una pedata in bocca non gliela levava nessuno, giuro. Ricordatevi, Scaramouche è morto. E voi risuscitate come Gennaro Fiorilli, il fratello non eccessivamente brillante del grande attore tragicamente scomparso nel fiore degli anni. Ah, però, vale la pena di morire per ascoltare il proprio elogio funebre. Come Gennaro Fiorilli, dovete assolutamente dimenticare ogni bravata di recitazione, le avventure galanti e soprattutto niente duelli, per non tradirvi con quella vostra diabolica abilità di spadaccino. E se sparlassero di voi, Eminenza? Ignorateli, sono troppi, qualcuno potrebbe anche farvi la pelle. Gennaro deve essere un povero guitto che gira la Francia e tiene orecchi e occhi aperti, assaggia gli umori del pubblico e tiene informato il suo cardinale. Dolce popolo di Flambeau, gentili cavalieri e vezzose donzelle, questa sera all'osteria dell'Urfù la primaria compagnia Re di Scaramouche rappresenterà il cavaliere nero contro il drago. Super dramma con duelli veri e il drago che sputa fuoco e fiamme a 5 metri di distanza. Vittime dell'appetito del mostro, chiamiamolo appetito per non fare arrostire il gentil sesso, del mostro a due teste perché ne ha una di riserva, sono questi due fiori ancora da cogliere. Chi si presenterà al nostro botteghino col nostro buon omaggio? Metà prezzo. Si accettano pagamenti in natura se le uova sono di giornata. E non fate come quel sultano d'Africa che voleva darci un coccodrillo per entrare con tutto il suo harem. Prego, signori, acquistate i biglietti per un divertimento sicuro. Ehi, Angela. Che strano. Per un attimo ho creduto. Anch'io, una rassomiglianza fantastica. Beh, salvo l'espressione. Ehi, siete forestiero? Vi interesserebbe un lavoro? Cerchiamo la parte di dietro del drago. Ve la sentite? Ah, ma siete muto. No. Come vi chiamate? Gennaro. 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 Ma Gennaro come? Gennaro Fiorilli. Dai, comincia. Angelo, o demonio, vieni bramante, suggi sul labbro mio. Amore, pace e oblio. Amore, pace e oblio. A oblio tocca a te, disgraziato d'un crociato. Stai attento a me, zuccone. Quando Marietta dice amore, passo avanti, visto? Alla parola pace, secondo passo avanti. E a oblio tu ti butti a salmone su Marietta e la baci con la violenza estrattiva di un cavatappi, mi sono spiegato? No. Ma cos'è che non ti va? Il salmone. Il salmone? Quale salmone? Io, l'hai detto tu, che debbo buttarmi su Marietta come un salmone.
E lascialo buttare come vuole, ad aringa se crede, ma che si butti e affoghi! Oh. Amore. Ehi. Pace. E oblio. Oh, oh, oh. San furto. Oh. Aiuto. Chi siete? Comici, signoria. Sono il marchese Philippe Darcy e voi siete accampati sulle mie terre. Non sarà certamente un delitto, signoria. No, ma potrebbe diventarlo se non pagaste il diritto di sosta. E non credo che voi possiate pagarlo. Beh, se non è troppo caro. Mi accontenterò di ciò che vorrai darmi stanotte, nel tuo carro. Gennaro! Gennaro! Eh? Muoviti, citrullo! Mi lasci insultare senza far nulla! No, no, no. Oh, se ci fosse stato Scaramouche, ma che te ne fai di quell'arnese? Oh. Vuoi batterti? Va bene. André, dagli la tua spada. Ti darò quella lezione che è rimasta in sospeso con tuo fratello. Stai bene in guardia, su. San Gennaro! Fai presto a finire il calendario perché non ho voglia di sentirlo tutto. Ora l'ammazza. Mamma mia. Vorrei lasciarti un piccolo ricordo. Un salasso non può che farti bene. Lasciatelo, signoria. Lo avete già umiliato abbastanza. Tutto si paga sulle mie terre. Anche la grazia a un guitto come questo. Intesi? A mezzanotte nel tuo carro. Signori, Lisa e Angela, nostre deliziose compagne, si sono offerte di sostituire Marietta ancora in periodo di lutto e perciò esclusa da qualsiasi spettacolo di Gaudio, sia come spettatrice che come protagonista. Veniamo al sodo. Strozzati. Lisa e Angela hanno entrambe valide ragioni per voler passare la notte nel letto di Marietta e guadagnarsi il premio. C'è anche un premio? Concorro anch'io. Lisa, fuori le tue ragioni. Io non voglio più fare la generica. E questa prova di sostituzione di persona vi convincerà che sono un'attrice. Io devo sposarmi e mi farebbero comodo un po' di soldi. È tutto. Ai voti! Ai voti! Ai voti! Ai voti! Ah! Dunque, nere per Angela e verdi per Lisa. E non mangiate le olive per strada. Oh.
La cifra del messaggio è del nostro uomo dalle Havre. Sì, Le Monnier. Segnala lo sbarco dal vascello Indomitus del baronetto inglese Sir Reginald Brooke. Sir Reginald Brooke. Un vecchio avversario della regina, fin dai tempi di Lord Buckingham. E pericoloso anche. Perché allora non lo fate fermare? Non ne ho motivo. Avrà la validissima scusa di essere venuto per un soggiorno nel suo castello di Plombier, ereditato dalla madre francese. E poi Sir Brooke è un favorito della corte inglese. Un pericolo. Plombier, isolato fra i boschi, di proprietà di un nemico della regina. Un ottimo luogo di convegno per i nostri congiurati. Contessa, Scaramouche deve entrare nel castello. Ma sarà munito più di una fortezza. Praticamente impenetrabile. Per questo occorre l'astuzia e l'inventiva del vostro protetto. Sapete, mia cara, cosa farà Sir Brooke? Inviterà ad una battuta di caccia o ad un ballo i più bei nomi della nobiltà francese, fra cui naturalmente i frondisti, che così ci sarà praticamente impossibile individuare. Capite il gioco? Dietro la facciata mondana i congiurati terranno le loro segrete riunioni contro la regina. Perché non fate arrestare tutti investigando poi su ogni singolo individuo? Ma andiamo. Non è possibile, contessa. Non posso far invadere il castello d'un baronetto inglese dalle mie guardie. Non sono educate abbastanza. E poi mi mancano le prove. E le aspetto dal vostro commediante. Sì, bisogna raggiungerlo. Dove sarà Scaramouche? Adesso. Insomma, è resuscitato. Come in teatro. Ma no, non è mai morto, quell'adorabile Lazzarone. Tu però devi conservare il segreto, Trivellino. Intanto io me lo sposo. Chi sposi? Gennaro o Scaramouche? Ufficialmente Gennaro. Ma è Scaramouche. Hai capito? No. Non importa. Ascolta, vai nella chiesa più vicina, parla col parroco e fissa la cerimonia delle nozze. Ah, questa volta non mi scappa di sicuro. Me lo sposo prima che muoia un'altra volta. Beh, com'è andata, Angela? Come ti capisco. Che fai? Fortuna che non sono andati a male. A male che cosa? I confetti. I confetti per le nostre nozze. Li hai conservati? Certo, aspettando il gran giorno, che finalmente è venuto. Ah, e potrei sapere quando sarebbe? Mm? Eh sì, insomma, tu e io sposi. Ah, oggi, amore. Ah, no, oggi no. Devo fare una cosa molto importante oggi. Niente è più importante del nostro matrimonio. Ma non posso, Marietta, ho una missione da compiere. Lo so, quella di sposarmi. E lo farai, mio caro, oggi, se non vuoi che dica a tutti il tuo segreto. Ma è proprio necessario, Marietta. Indispensabile per la tua incolumità. Basterebbe rimandare di una settimana, 10 giorni, al massimo. Sono 7 anni che rimandi, ora basta. Cos'è successo al Père Moquerie? Perché non viene? Se hai messo fuori uso il prete, ti denuncio all'Inquisizione. Oh, finalmente. Cari figlioli, vi ringrazio d'aver scelto la mia chiesa per unirvi nel sacro vincolo del matrimonio. E anche i parrocchiani vi saranno riconoscenti, perché con le nozze di 2 commedianti, rara, rarissima avis, noi ci prendiamo una solenne rivincita sulla chiesa di Saint Paul, vincitrice delle gare di catechismo. E che ne dite? Ma, che non potevamo capitare meglio di così. Sarà un giorno certamente indimenticabile, non è vero, amore? E ora sposateci in fretta, padre. Ma io sono il prete più veloce del dipartimento in nozze e funerali. Vediamo se battete il vostro record, padre. Un prete da corsa. Se qualcuno ha una ragione per impedire queste nozze, lo dica prima che si inizi il rito. Io! Ma non comprendo.
Quali ragioni, cavaliere? Quest'uomo è già sposato. E con chi? Con me. Con voi, cavaliere? Sono una donna, padre. Oh, vada retro, vada retro! Ma dove andiamo? No! No! Sir Reginald Brooke riapre il suo castello di Plombier ufficialmente per la stagione di caccia. Ma noi ne dubitiamo e allora ecco che entrate in scena voi. Per scoprire il vero scopo del soggiorno a Plombier del baronetto, dovrò trovare il motivo per poter rimanere qualche giorno al castello. Ho già una mezza idea sulla servitù. Torno subito a Parigi per riferire al cardinale. Buona fortuna, Scaramouche. E guardatevi le spalle. È gente pericolosa. Cos'è? Sono i confetti del mio fallito matrimonio. Monsieur Bazin, maggiordomo, e porto al castello il nuovo personale di servizio. Milord mi ha fatto sapere, ma a Plombier non servite più. Come? E dovremmo tornare subito a Parigi. Ma no, Monsieur Bazin. Invece che a Plombier, che il baronetto ha trovato un po' umido, andrete in villa, alla Pigeonnier, due leghe da qui. Capirete, signor soprintendente, che dopo un simile viaggio... Capisco. Ci vuole una ricompensa. E sua signoria non ha detto di no. Blanche e Luigi. Oh, grazie, signor soprintendente. Vi siamo tutti molto obbligati. Avanti. Due leghe a nord. La villa è rosa e bianca, su un poggio a vigneto. È tornato, sì o no? Dunque non ha nessuna voglia di piantare. Ha differito un'altra volta, ecco tutto. Dovresti averci fatto l'abitudine. E invece no. Ogni volta è una pugnalata. Ma ora lo pianto io. Ma guardalo, con quello svanito del suggeritore che gli scodinzola dietro. Come un cagnolino. Che cosa vuoi fare? Andarmene. Piantare tutto. Tutti. Credi che mi diverta sentirmi commiserata da Nina, Angela e tutte le altre scimmie? Marietta, Scaramouche è nei guai fino al collo. Allora è per questo che si è finto morto. E io che gli ho fatto dire una decina di messe. Fatele rimborsare, ma ascoltalo. Ha bisogno di te. Ha bisogno di noi. Gli vogliamo bene. Hai visto quale effusione di gioia l'ha salutato quando è tornato al mondo di là? Miserabile buffone. Macchietta da quattro soldi. Guitto da suburbio. La signora ha chiamato. Farabutto, impostore, perché ci hai portato qui? E cos'è questo nuovo travestimento da soprintendente? Forse mi odieresti meno se potessi spiegarti. Ma il pericoloso segreto non è mio e non posso confidarmi con nessuno. Cose di donne? No, te lo giuro. E quella che ha detto di essere tua moglie? Una pazza. Come te, come me. Dunque, trasformandoci, venendo ad assumere le diverse identità del personale di servizio al castello, non facciamo altro che continuare a recitare, a interpretare vari personaggi che, seppure non fascinosi come quelli di un sovrano o di un'eroina, saranno più veri, vivi,
come, per esempio, un cuoco, una cameriera a tuttofare, uno staffiere, uno sguattero. Un soprintendente. Un ruolo non facile, credetemi, specie quando si hanno elementi insubordinati come Marietta. Guardarobiera. Trivellino, chef delle cucine. Nina e Angela, cameriere tuttofare, sfruttando la vostra naturale inclinazione per i letti altrui. E tu, Tête Blanche, sei addetto ai canili? Ah, mi fai continuare a suggerire ad altri cani. E ora che, grosso modo, vi ho assegnati i ruoli, cominciamo a provare. Cosa? Provare a far la guardarobiera, le serve, gli staglieri, i cuochi? Sei un fanatico. Ora vi dimostrerò che pessimi attori siete. E come sia difficile trovare tono, giusta misura, naturalezza e verità, interpretando personaggi della vita reale. Nina, sta bene attenta. È mezzanotte. E un'improvvisa scampanellata t'ha strappata dal sonno. In fretta corri nella camera dell'ospite. Avanti, entra. Ah, finalmente. Come ti chiami? Nina, per servirvi, eccellenza. Dopo mezzanotte non ci sono eccellenze, ma soltanto uomini e donne. Mi capisci, Nina? A perfezione. Siete un democratico del turno di notte. Ah, spiritosa, polemica. Interessata. A Luigi? Quello d'oro, naturalmente, e ancor meglio se in compagnia. È così triste, un Luigi tutto solo. Su, torna a posto. Avete notato i madornali errori che ha fatto Nina? La sua recitazione potrebbe passare in teatro, ma assolutamente non nella vita. Una cameriera di stile non entra mai in una stanza, anche in piena notte, se prima non si è aggiustata. E non pettinandosi con le dita come una scimmia. Non fa tre inchini. Soltanto a teatro si vedono di queste esagerazioni. Una vera cameriera non si dimostra né spiritosa né venale, ma modesta e grata all'uomo che si interessa di lei. Al signore che la ammette nella sua confidenza. Ma se è vecchio, brutto, villoso e sa di caprone. In questo caso, dopo la mezzanotte, la cameriera non va. Manda un lacchè. Rigolò, su, vieni. Bene, è arrivata a Plombier, Sir Brooke. Grazie. Siete il soprintendente? Sono il soprintendente, sì. Se volete seguirmi. Certo. È tornato Tulippo, Eminenza. Finalmente. Che dice il nostro Scaramouche? Che Sir Brooke è arrivato. E non ha sospetti sulla servitù. Come pensavate voi, Eminenza, il baronetto sta preparando gli inviti per una serie di feste al castello. E sapete a chi li fa scrivere? Al suo sovrintendente Scaramouche.
Avete terminato? È l'ultima, signoria. Al marchese Gérard Darcy e a suo figlio Philippe. Sbaglio o nella vostra voce c'era un'intenzione di disapprovazione? Non vi piacciono i Darcy? Come posso permettermi una disapprovazione sulla potente famiglia Darcy? Forse è la stanchezza, signoria. Avete lavorato molto in questi giorni. Perché non tutto il personale è di prim'ordine? Qualcuno sembra addirittura che reciti una lezione, è male. Lo sapete, per esempio, che il capo scuderia non sa nulla e ha paura dei cavalli. Eppure aveva ineccepibili attestati di alta competenza equina. Li ho controllati personalmente. Oh, ho i miei dubbi sulla loro autenticità. Gli ho chiesto di farmi il nitrito dello stallone in amore e sapete cosa ha risposto? Ah, bei tempi quelli. E il vecchio? Preposto al canile, sapete cosa fa? Latra, uggiola, abbaia, come se cercasse di suggerire qualcosa ai cani. Dovete fare un'inchiesta. E licenziare senza pietà chi non è all'altezza del suo compito. Domani cominciano ad arrivare gli ospiti e io non voglio lamentele. E il reparto femminile, signoria? Avete altri rilievi? No, nessuno. Gli unici rilievi sono dei magnifici seni. Con le donne avete avuto la mano felice. Troppo buono, signoria. Per esempio, quella guardarobiera. Credete che le facciano piacere 100 luigi d'oro? La faranno felice, Sir Brooke. E 10 a voi per metterla sulla strada del mio appartamento. Grazie, Sir. A mezzanotte chiamate. E se essa verrà con un infuso di camomilla, significa che non è propensa a una giostra d'amore. Ma se porterà un grog di rum bollente... Ebbene, mio caro. Potete soffiare sulla candela, signoria. Entri nella sua camera, gli versi questo nel grog e ti casca fra le braccia addormentato, come un angioletto. Mm. E se per caso il sonnifero è fiacco e l'angioletto non si addormenta? Allora lo stordisci col bicchierone del grog in fronte, ma prima fatti dare i 100 luigi d'oro. Lo sai che cosa ti dico? Stai esagerando. Come al solito ci hai portati in un brutto pasticcio. Ma perché poi? Per chi? Me lo dici? Un giorno lo saprai, Marietta. Per ora fallo per me. Per il tuo Scaramouche. Ma dopo dove lo mettiamo, Sir Brooke? Chiuso, chiuso in soffitta a respirare aria di montagna. Gli farà bene. E ora al lavoro. Osservami bene, Marietta. Cosa ti sembra? Quasi perfetto. Quando Gertrude ti avrà finito la parrucca, sarai il fratello gemello di quel bavoso di Sir Brooke. Avanti. Vieni. Vieni. Camomilla? Volevate camomilla? Oh, che sbadata. Allora, è grog? Sì, grog. Al rum. Ma bisogna correggerlo con 100 monete d'oro. Eccole. Ah, prima bevete, signoria. Perché? Mi piacciono gli uomini caldi di dentro e di fuori. Oh, sei un'esperta. Sono una freddolosa, signoria. Vieni a sederti qui.
Ho le rotule sensitive, io. Siete svelto, sir. Cerco di essere più veloce della prudenza. Il grog, milord. Ah? Oh. Now, dovrei dormire. Ti piacciono i sogni? Soltanto quelli belli. Allora, sogna di me. Tu resta. Che intenzioni hai? Da questo momento sono Sir Brooke e mi piace la mia guardarupiera. Lasciami andare. Sì, ma prima rendimi i miei Luigi d'oro. Al fianco, parata. Al fianco, parata. A fondo, parata, a fondo. A lungo, via. Tocco al cuore. Parata, parata di terza. A fondo! Come si può volere la morte di un bambino? Ma forse il loro odio è solo per me. Non vogliono, non possono far male al piccolo re. Notizie da Plombier, contessa Rosanne? Tutti gli ospiti sono giunti al castello di Plombier. Ho avuto l'elenco. Attendiamo ora che Scaramouche ci segnali i nomi di coloro che prenderanno parte alla riunione segreta. Alla congiura, contessa. Alla congiura di morte contro di me e contro mio figlio. Dite a Sua Eminenza che appena Scaramouche gli farà sapere i nomi dei traditori, mi avverta. Scaramouche, lo amate, vero? Sì, è un uomo straordinario. Già. Come quel capitano, D'Artagnan. Non ci siamo già visti? No, signoria. È la prima volta che ho l'onore di incontrarla. Curioso. Anche la voce è uguale a quella di una certa Marietta. La commediante? Lei. La conoscete? Purtroppo. È la mia sorella minore. La pecora nera della nostra onorata famiglia di guardarubiere. Pecora nera o bianca, io ho un piacevolissimo ricordo di vostra sorella. Non potremo parlare di lei in privato? Philippe! Philippe, tu vai all'arrembaggio delle serve e il nostro ospite ti cerca per la partita di croquet. Che gusti. Soltanto un inglese può amar tanto le palle prese a mazzolate. Se dobbiamo concedere la nostra fiducia a qualcuno, preferiamo l'uomo di penna a quello di spada. Ma l'amore né all'uno né all'altro. Mettiti in salvo, Scaramouche. È arrivata le diameli. Chi? Tua moglie. O meglio, quella del vero Sir Brooke. Eccola là. Che sorpresa! Ma voi non siete... Però questi inglesi... Credevo che un uomo solo sapesse baciare così. Anch'io. Dovete spiegarmi molte cose, baronetto. Dov'è la vostra camera?
E da questa... da questa parte, Minevi. Alt! Parola d'ordine. Ma non c'è nessuna parola. Allora entrate. Dicevi qualcosa, Move? No, gargarizzo. Oh, finché sarai affettuosa con me, non voglio sapere che fine hai fatto fare a mio marito. Politica, vero? Sì, sì, politica. Vedi, Reginald ha sempre fatto politica. Mai l'amore. Tu sei un uomo straordinario. Se fai il politico come l'amante, diventerai primo ministro. Non intendo defenestrare il cardinale Mazzarino. Vieni, baciami. Oh, Marchese Gérard Darcy. Come vostro desiderio, Sir Brooke, il documento che attesta questa riunione della Fronda sarà autenticato dalle nostre firme e sigilli. Saggia decisione, Marchese, saggia decisione. Così domani la storia non potrà togliere a voi tutti l'indiscusso onore d'essere stati i primi ad aver deciso di passare all'azione contro... Anna d'Austria e la sua infausta reggenza. Tutta la Francia vi sarà debitrice, miei nobili amici. Vi siamo grati, baronetto, della vostra ospitalità. Sicuri della vostra alta protezione, insospettabili fra tanti invitati di chiara fede alla regina, abbiamo deluso le spie di Mazzarino. E abbiamo finalmente concretato quel piano d'azione che capovolgerà le sorti della Francia. La Fronda, Sir Brooke, ha previsto ogni manovra a cui possa ricorrere la regina. Il Parlamento è quasi completamente con noi. Ma anche se dovesse essere la guerra civile, lo sia. E siamo lieti di potervi annoverare fra i primi che snuderanno le armi contro la regina. Riprendete quelle carte! Arrestatelo! È un impostore! È Scaramouche! Addosso, prendiamolo! Prenderlo!
Al! Circondate il parco, ammazzateli sulle scale. Tutto come previsto, Eminenza. Molto bene, capitano. E Scaramouche? Si sta divertendo. No, è il suo gran finale. Non bisogna rubar nulla al commediante e all'uomo di coraggio. Tempo per raccomandarvi l'anima. Basta col sangue, con le congiure, col terrore. Mio figlio deve regnare non sulle rovine di una guerra civile, non sugli odi, sul desiderio di vendetta e la fame della rivalsa, ma su una nazione dedita alla pace e sulla concordia dei suoi sudditi. Chi rinnoverà giuramento di fedeltà alla corona avrà il nostro perdono. Il buon Per Mocherini ha promesso che ci sposerà riprendendo la cerimonia dal punto in cui la lasciammo, vero amore? Sì, Per Mocherini lo farà. Marietta, di a Per Mocherini di non aspettarmi. Può darsi che ritardo. Ma, Scaramouche, dove vai? Fermati! Fermati! Scaramouche!